Ciao a tutti cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul canale. Oggi siamo qua per andare a chiedere alle carte i messaggi dal cuore, cosa vorrebbe dirci una persona in particolare in questo momento. Utilizzeremo appunto queste carte che sono state create da me proprio per effettuare questo tipo di lettura, ovvero la canalizzazione del pensiero. Invito ovviamente le persone nuove che non mi conoscono e che non si sono ancora iscritte a farlo subito e vi ricordo che queste carte sono disponibili nel mio shop e quindi chi vuole può acquistarle per eseguire questo tipo di lettura anche in autonomia o per magari qualcun altro. Ricordo a tutti che è disponibile la domanda gratuita, che potete farmela inviando un messaggio su WhatsApp o un'email ai recapiti che vedete a schermo. Vi invito naturalmente a seguirmi anche sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Le Carte di Cleodice. E nulla, e quindi vi ringrazio naturalmente come sempre per i commenti, anche per i riscontri che comunque mi state via via lasciando sul mio nuovo sito, che vi ricordo essere www.cartomantecleodice.it, e anche per tutti i messaggi di affetto che mi scrivete in privato su WhatsApp. Sono veramente importanti per me questi messaggi perché comunque mi incentivano comunque a continuare la mia presenza sul canale. Allora, andiamo adesso, pensate alla vostra persona e andiamo a vedere cosa questa persona vuole dirci. Allora, visto che queste carte sono state concepite proprio per questo tipo di lettura, diciamo, preferisco farla non facendo, diciamo, i classici tre mazzetti, ma andando a mischiare di volta in volta, ok? Per non, diciamo, rischiare magari di falsare il messaggio in questo caso. Quindi voi iniziate a concentrarvi sulla persona che appunto vi sta a cuore, sulla quale appunto volete sapere, diciamo, il suo pensiero nei vostri confronti. Scegliete una variante e andiamo a mescolare le carte e a fare la stesura per ciascuna delle tre varianti, ok? Quindi iniziate ora a scegliere la variante cristallo blu, cristallo rosso o cristallo rosa. Io vi do qualche secondo e poi tirerò avanti la pietra, diciamo, della variante che andiamo a vedere. Bene, allora iniziamo dal blu. La metto qui di fronte, leviamo un attimo queste, ok? Quindi pietra blu, andiamo a mescolare le carte per la variante numero 1 per la pietra blu. Voglio costruire un futuro con te. Voglio quindi progettare qualcosa. Guardo avanti nel nostro rapporto. Ho bisogno di te. Sei diventata comunque o diventata una persona indispensabile nella mia vita. Sento il bisogno di te anche quando comunque non ci sei. Ma ho paura. Quindi c'è qualcosa che dentro di me che crea paura, che in qualche modo quindi mi frena. Ma nonostante la mia paura, io voglio smettere di scappare. Mi rendo conto che probabilmente la paura è stato e per me e ancora è un elemento frenante che mi porta a volte ad avere dei comportamenti altalenanti dove appunto tendo a fuggire, a scappare di fronte a te, di fronte ai miei sentimenti, ma ho intenzione di smettere di scappare perché ti amo. Quindi provo un sentimento importante nei tuoi confronti. Voglio cambiare, ok? Quindi voglio rinnovarmi, voglio mettermi in discussione. C'è questa volontà proprio forte di cambiamento, nonostante appunto questa paura. E proprio perché voglio cambiare, sto valutando cosa fare, cioè sto valutando quali comportamenti comunque mettere in atto. In quali atteggiamenti seguire, diciamo, e diciamo, voglio
cambiare, ma voglio cambiare pensandoci, riflettendoci, probabilmente non mettendo in atto delle azioni affrettate, perché so di aver sbagliato, probabilmente scappando, dando spazio alla paura, so di aver sbagliato e quindi voglio sicuramente rimediare ai miei errori. Devo maturare, quindi devo crescere, quindi superare, diciamo, questa, come dire, questa paura, no? In qualche modo è un percorso sicuramente di crescita perché appunto ho negato i miei veri sentimenti. Vedi, adesso te lo dico, adesso ti dico che ti amo, però ecco, so che scappando, avendo paura, ho negato i miei veri sentimenti. Ecco. Quindi, voi che avete scelto questa pietra, insomma, avete scelto questa prima variante, avete di fronte una persona che sicuramente vi vorrebbe parlare di questo bisogno, che ha di voi, di questo sentimento che prova nei vostri confronti, di questa volontà, questo desiderio, di questo buon proposito comunque di cambiamento, ma al tempo stesso, ecco, c'è l'ammissione di una colpa, cioè, nel senso che questa persona evidentemente ha seguito le sue paure, è scappata da voi, ha negato i suoi veri sentimenti, magari per immaturità, per incapacità, però il fatto che sia consapevole di aver sbagliato, di aver fatto degli errori e questa volontà di cambiare è sicuramente una prospettiva assolutamente positiva, anche perché la lettura si è aperta dicendo appunto voglio costruire un futuro con te, quindi sicuramente è una persona che si vuole muovere in positivo nei vostri confronti proprio perché è mossa da un sentimento, ok? Molto bella questa lettura per chi ha scelto la variante numero uno. Allora, rimescoliamo un attimo le carte, così da togliere tutte le tracce della lettura numero 1. Mescoliamo bene. Andiamo a selezionare adesso il cristallo rosso. Mescoliamo adesso per il cristallo rosso, quindi per chi ha scelto la seconda variante, andiamo ad effettuare la canalizzazione del pensiero della persona per chi ha scelto la seconda variante, quindi il cristallo rosso. Vorrei avvicinarmi a te. Quindi vorrei fare dei passi nei tuoi confronti, ma sono confuso, quindi non ho in questo momento le idee completamente chiare. Vorrei lasciarmi andare, quindi sono in qualche modo frenato, c'è cioè qualcosa che mi frena in questa confusione, probabilmente qualcosa mi frena, non sono del tutto, diciamo, non ho le idee completamente chiare, forse non ho le intenzioni chiare, non ho la lucidità in questo momento per poter valutare. Devo maturare, quindi probabilmente la mia confusione e la mia incapacità in questo momento di lasciarmi andare è data da una mia immaturità. Però voglio dirti che puoi fidarti di me, anche se magari con il mio comportamento a volte posso indurti a non farlo, perché è chiaro, non mi lascio andare, sono confuso, quindi sicuramente avrò dei comportamenti non chiari, non limpidi, ma d'altronde anche le mie stesse intenzioni, i miei stessi pensieri non lo sono, quindi non ispiro sicuramente fiducia, ma ti voglio dire che invece puoi fidarti di me. Ti seguo sempre sui social, quindi mi interesso di quello che fai, voglio sapere, magari non ho il coraggio di chiedertelo esplicitamente, quindi utilizzo questo strumento per cercare di capire cosa fai, con chi sei, cosa pensi, per cercare di entrare nella tua vita in maniera un po' silenziosa, no? In maniera poco eclatante, diciamo. Qualcosa mi blocca, appunto. Sono confuso, vorrei lasciarmi andare, ma evidentemente non ci riesco, devo maturare, quindi sono bloccato, sono bloccata, c'è qualcosa che comunque in qualche modo esercita sicuramente un freno. Tuttavia ti desidero molto, quindi anche se sono bloccato, provo sicuramente un forte desiderio nei tuoi confronti, ti penso, ecco, voglio te, cioè quindi mi rendo conto comunque che sei te la persona, diciamo,
che vorrei, la persona comunque che diciamo vorrei accanto a me, però evidentemente qui manca proprio il coraggio, no, di prendersi quello che uno vorrebbe. E non ti ho detto la verità. Probabilmente questa persona non si espone, probabilmente questa persona non si lascia andare e nemmeno appunto è sincera su quello che prova. Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo un quadro di una persona bloccata, di una persona confusa, di una persona che vi desidera, che vi pensa, che vi vuole, che vorrebbe avvicinarsi, che vi segue, quindi comunque si interessa di quello che fate, di quello che dite, di quello che pensate, ma al tempo stesso c'è una situazione di immaturità e di mancanza forse anche di coraggio, che non gli permette in questo momento di esporsi, di lasciarsi andare, anche se questo desiderio c'è. Quindi il fatto che ci sia un desiderio fa pensare che magari, no, questa persona si possa anche sbloccare. Mi viene da dire, magari cercate di dargli una mano se potete, se lo ritenete opportuno. Poi siamo in un interattivo anche in questo caso, quindi voglio dire, è chiaro che quando bisognerebbe valutare un attimo la singola situazione, però comunque le carte ci denotano comunque sicuramente un interesse da parte di questa persona con i dovuti problemi che evidentemente ci sono. Bene, adesso andiamo a rimescolare le carte e andiamo a vedere per la terza variante che cosa ci vorrebbe dire questa persona. Quindi la variante rosa, la terza variante, mescoliamo bene, bene, bene. Allora, allora, concentriamoci, quindi terza variante, cristallo rosa, cosa vorrebbe dirci questa persona? Anzi, cosa vorrebbe dirvi questa persona in questo momento? Quali sono i suoi pensieri nei vostri confronti? Cosa vi direbbe se riuscisse a parlarvi in questo momento, se fosse sincero o sincera? Mi sento in colpa, quindi c'è qualcosa che ho fatto, che ho detto, di cui non sono contento, di cui non sono contenta, di cui mi sento in colpa, che probabilmente è stato comunque un errore. E sono sopraffatto, sopraffatta dall'ansia. Quindi il fatto di aver fatto un errore, di aver sbagliato, di aver fatto qualcosa di sbagliato verso di voi, mi crea comunque ansia. Sono condizionato dal passato, ho quindi un passato o una situazione che in qualche modo condiziona la mia azione, quindi cerco di giustificarmi forse perché appunto ho questo passato pesante che in qualche modo ha influito, diciamo, nel mio comportamento attuale. Non ho voglia di parlare, quindi in questo momento l'ansia sicuramente esercita un forte blocco e quindi non ho voglia di parlare, non ho voglia di aprirmi, non ho voglia di dirti quello che sento, di dirti come sto, non ho, sono chiuso o chiusa in me stesso, in me stessa, ma sento la tua mancanza, quindi c'è comunque questa forte contraddizione. Voglio te, quindi nonostante io mi sento in colpa, nonostante sia condizionato, nonostante non voglia parlare, sento la tua mancanza ed è te che vorrei, è te che voglio in questo momento. Vorrei dimenticarti, ma non riesco. Quindi probabilmente questo senso di colpa, questa ansia, inducono questa persona addirittura a desiderare di dimenticarvi, no? Come dire, ho sbagliato, cancello tutto, chiudo tutto e quindi, però, di fatto, non riesco a dimenticarvi. Non riesco a dirti quello che provo, quindi anche se forse, cioè, forse non ho voglia di parlare proprio perché so che tanto anche parlando non riuscirei comunque ad aprirmi a dirti quello che effettivamente sento dentro di me. Ho dei problemi che mi bloccano, quindi ho dei problemi che naturalmente possono essere sia pratici, materiali, ma anche dei problemi emotivi, dei problemi spirituali, dei problemi, diciamo, a livello proprio, come dire, di interiorità, che in qualche modo mi bloccano, esercitano comunque un freno in questo momento.
questa persona sicuramente risente di qualche situazione che comunque, diciamo, deve essere accaduta, nel suo passato, insomma, e quindi, ecco, e le carte dicono sono condizionato da qualcuno, quindi probabilmente questo passato che, di cui parla è forse in qualche modo ancora presente. Quindi cosa abbiamo qui? Abbiamo una persona che sicuramente vi vuole, che sente la vostra mancanza, quindi probabilmente c'è stato qualcosa fra di voi, ma che in questo momento si trova in una situazione di grande blocco, sa di aver sbagliato nei vostri confronti, perché comunque si sente in colpa, ma l'ansia, le difficoltà, gli ostacoli pratici, gli ostacoli emotivi purtroppo lo bloccano. Quindi questa è una persona che probabilmente in questo momento più di tanto non riesce a fare, nonostante questa cosa sicuramente gli crei disagio e gli crei malessere e sofferenza. Sicuramente non è una persona felice. E non è una persona soddisfatta di quello che sta vivendo e di come si sta anche comportando nei vostri confronti, ma evidentemente le difficoltà in questo momento, in questo frangente, sono più forti di lui o di lei. Ecco, quindi speriamo che si sblocchi presto. Bene, io ho terminato anche questa lettura di oggi con questa canalizzazione del pensiero. Spero che il messaggio vi sia arrivato. Fatemi sapere se vi risuona. Io vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!